sconfitta meritata per il Monopoli sul campo della Juve Stabia al termine di un match nel quale i biancoverdi per lunghi tratti hanno tenuto il pallino in mano. Incredibile quello che è accaduto al 93esimo, quando Thiam ha compiuto un doppio clamoroso intervento su Santanello, prima Starita poi. Decide Romeo a metà del secondo tempo la partita. Tomei un po' a sorpresa conferma gli stessi 11 che avevano iniziato a Caserta, un 3-2-4-1 molto offensivo e senza terzino sinistro di ruolo. Nella Juve Stabia novità Andreoni dal primo minuto e altra grande novità cambio di modulo con il passaggio al 3-4-2-1. Nel primo tempo i padroni di casa attendono il Monopoli ed è proprio da una ripartenza che la Juve Stabia si rende pericoloso con Mignanelli al decimo che impegna Perina con una conclusione sul primo palo, al 21esimo punizione di Borello, Ferini anticipato in extremis, al 23esimo cross di Mignanelli, Piscopo ci prova a volo ma il pallone termina alto. Andiamo al 29esimo, punizione di Iaccarino dal limite, conclusione troppo centrale, blocca Thiam, 34esimo Borello in aria, tiro rimpallato. Al 41esimo Vassallo la palla buona al limite dell'area, stoppa di petto, conclude a volo ma trova sulla sua conclusione la deviazione di Bachini. Al 43esimo cross di Mignanelli, testa di Candellone sporcata, blocca Perina. 45esimo testa di Baldi con il pallone che termina al lato. Passiamo al secondo tempo, dopo un minuto Borello su calcio d'angolo, Ferrini non impatta il pallone, al secondo Andreoni, cross, grande intervento di Iaccarino, poi allo stesso Andreoni effettua un altro cross praticamente a specchio e questa volta è Amelili a sventare l'occasione per la Juve Stabia. Al terzo Perina toglie il pallone dall'incrocio su un colpo di testa di Bachini. Inizio del secondo tempo su ritmi altissimi, al sesto testa di Baldi, blocca Perina, al decimo punizione di Borello molto tagliata, pallone che termina al lato. Al 23esimo Borello tocca per Fazio, il cross da parte di Fazio, Starita viene anticipato in extremis sul primo palo, ma al 25esimo la Juve Stabia, nel momento in cui il Monopoli sembrava avere il controllo del match, passa, cross da parte di Piovanello, colpo di testa vincente di Romeo, Perina nulla può, ci prova il Monopoli. Al 26esimo Borello ci prova a giro, pallone al lato, alla mezz'ora Piovanello, cross basso chiuso in corner, andiamo in pieno recupero. Al 47esimo cross di Amelili per Santaniello, girata alta da parte del numero 9, ma al 48esimo avviene quello che non ti aspetti, contiamo che fa un doppio miracolo, cross di Amelili, colpo di testa di Santaniello, miracolo da parte di Thiam, il pallone rimane lì, Starita colpisce a botta sicura ma Thiam riesce a sputare letteralmente il pallone fuori dalla porta. Finisce così dunque Juve Stabia batte Monopoli 1-0.